E adesso leggiamo velocemente il terzo annuncio. Attenzione, terzo annuncio. Dice dog, dog, che significa il cane. Il cane, dog, dog sitter, abile ammaestratore, referenziato, offresi prezzi modici. D'accordo? Allora, si chiameranno, adesso tacco la linea, vedete, tac, da questo momento è libera. Allora, quelli che indico fanno i cani. Chi è capace a fare il cane qua? Eccolo, Gabriele, prova. Santillo. Sì, questo è Eurosport. Silenzio, silenzio, silenzio. Pronto? Pronto? Sì. Sei il dog sitter? Ah, sì, buonasera, signora. Buonasera, senti, io sono una ragazza, ho un cane a casa, è piccolino questo cane. Questo cane ha un barboncino nano, si chiama Mirka. Sì. Però ho problema perché io sola non ce la faccio a portare il cane fuori. Aspetti un attimo. Michele mi ha dato questo cane, ma adesso tu devi accudire. Aspetti un attimo. Pronto? Signora, sì? Signora, aspetti un attimo. Sì. Dunque, lei ha bisogno di un dog sitter? Sì, io vorrei qualcuno che mi aiuti. Guardi, io tratto i cani. Signora, sì? Io amo molto gli animali. Sì. Perciò le dico, se lei vuole che io... Che? Stai buono! Ti do un calcio in bocca! Stai buono! Pronto? Gridare, sto telefono rivolto a tu gridare! Scusi, signor, no, stavo accarezzando il cane. Ma io il mio cane, senti come abbaia, io solo non ce la faccio, Michele, mi ha dato il chiedo cane. Scusa, signora, ho chiesto scusa, signora. Ma no, lei, il cane mio, senti che storia che fa. È incredibile. Ah. Senta, le stavo dicendo, io tratto molto bene i cani, però... Tu quanto prendi? Quanto vuoi? Quante ore mi stai Quanto qui? Voglio, non è che sono... Signora, voglio dire, io ho un cane bellissimo che tratto... Ferma! Ti ho calcio in bocca! Deficiente! Pronto? Ma tu non puoi fare così al cane tuo? No, gli ho dato un calcio, ma è il mio, questo non si blocca. Ma come? Senta, signora, lei che cane mi dà così, che cane ha da darmi in custodia? Io ho un cane piccolino, è un barboncino bianco. Ma tu però devi capire, io ho un problema col mio cane, perché io dico zitta, tu sentirei a Secondo me il cane ha problemi con lei, signora, Ma forse dici non vuole stare con me? Ma io preparo da mangiare e lo porto Signora, fuori. Mi può passare il cane un attimo? Come passo il cane? È un problema parlare Mi fa il mio sentire cane. Il cane un attimo? Mica, mica, vieni qui, mica. Mica, questa è fusa. Mica. È fusa questa. Mica, vieni qui, non fare così, vai, è troppo. Ma mi stanno a fare scherzo a me? Zitta, mica, vieni qui. Vieni. Non è possibile, è più scema di me questa. Dai, vieni qui, mica. Mica. Mica, Ma vieni. Ma io non ci credo che sta qui. Vieni, prendi questo, mica, ti è? Ma è straniera. Rinca! Ma guarda, Rinca si chiama, io c'ho Rinco. Rinco? Pronto? Pronto? No, il mio cane è Mirka, è buona come una cioccolata. Signora, lei di dov'è, mi scusi? Io sono polacca, ma Michele ha detto che mi sposa se io rimango qui altri 2 mesi. Sì, ho capito, ma a me mi sembra... Che cosa? Il mio Senta, ma è lei che porta il cane in giro o il cane porta in giro lei, signora? Guardi, grande dolore, io vado in giro con tacchi alti. Mirka è piccola, ma si comporta come una grande. E io corro, corro io, corre Tacco, corre Mirka. Sì, corre pure tua sorella. Un dramma, signore, guardi, assurdo. Ma tu vuoi ammaestrare mio cane per prendere... Convince? Mi aiuta? Pronto? Sì. Vieni qui, Mirka. Pronto? No, il cane c'è per davvero. Hanno ammaestrato il cane per fare sta recita? Pronto? Signora, ma questo che cos'è? Signora, mi sì. Allora, io voglio 120.000 l'ora. 120? Sì. No, è troppo 120. Perché è troppo, signora? È tanto, io credevo 10.000. Ah, no, io 120 l'ora, altrimenti la saluto. Va bene? Va bene, io rimango male, ma va bene. Lo so, mi dispiace, signora, guardi, le voglio bene, però io costo 120 e delle volte anche 140. No, no, grazie, io volevo spendere molto poco per okay. mia vita. Lei come si chiama, signora? Bocena. Bocena, la saluto. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Adesso la chiamiamo. Se non risponde con la voce così, Bocena voleva fare la furba e noi diamo il numero a tutta l'Italia.
Allora, attenzione, rubare a casa dei ladri è simpatico ma è rischioso. A me questa cosa mi puzza un po', perché secondo me questa qui è un'attrice di schicchi. Forse mi sbaglio, vero Riccardo, no? Pronto? Pronto? Sì. Buonasera, posso parlare col signor Carlo? Carlo? Sì. No, non abita qui Carlo. Lei chi è signora? Io sono Bocena. Ah, Bucena? Sì, tu forse amico di Michele? Sì, sono amico di Michele. Michele lavora. Ah, lavora. Ma che... Michele fa il pane, torna domattina. Fa il fornaio, lo so. Senta, sì? Mi dai il numero del forno? No, io non so se posso darti il numero. Signora, io sono un amico da 16 anni, signora, Lo so, ma Michele che dice che chi chiama io non posso dare il numero alla vostra. Mi ha chiamato Michele, mi ha chiesto, per favore, puoi risolvere il problema del cane? Mia amica, la signora Bocena, che lei la compagna? Io so Bocena. Ha questo cane che dà fastidio. Io ho detto, vengo io, lo strangolo, no, gli stacco la capoccia. No, parlo allora. E lui mi ha detto, grazie, vieni. Quando posso venire a staccargli la capoccia? Ma Michele non fa questo, mi ha regalato a me. No, lo faccio io al cane, non lo fa il cane. Ma su, dai, ma tu non puoi fare questo al mio cane. Ma tu davvero conosci Michele? Vabbè, gli strappo una zampa. Ma no, dai. No, no, infatti no. Vabbè, no, allora non lo faccio. Va bene. E allora cosa fa? Cosa dico adesso a Michele? Michele sei pazzo, non si fa. Ah, così? Sì, ma... Allora mi dia il numero del pane, vai, glielo dico, va. Ma io non posso chiamarti di... Non posso, lui non si fa disturbare al lavoro. Mi ha detto che la sposa. Davvero? Sì. Ha detto tra due mesi? Sì, però mi ha detto pure fammi chiamare, devo fare sorpresa. Se lei non mi dà il numero, io non posso aiutarla per lo sposalizio, capito? Ma non è che Michele mi controlla se sono a casa? No, io chiamo Michele. Ma lui vuole controllare. Io sono a casa, tu hai chiamato. Ah, lei pensa che io sto controllando se lei è a casa? Sì. E invece no. Come no? Io voglio parlare con Michele. Michele non c'è, posso farti parlare con Giovanna? Va bene. Aspetti qui tu? Sì, aspettare qui io. Giovanna, ma chi è Giovanna? Sei amico di Michele, io però non do il numero del forno. Ma io... Non posso dare il numero del forno, sai Michele si arrabbia. Prendo Giovanna. Pronto? Signora Giovanna? Sì. Buonasera. Buonasera. Sono Marloni, dei biscotti. Sì. Ecco, lei è italiana? Sì, sì. Ah, meno male signora. Abbiamo preso il numero di Michele del forno... Sì. E mi ha dato il numero del forno. Ora io sono in una discoteca, avevo sia il numero di casa sia il numero del forno. Sì. Ora la signora è straniera, giustamente, mi ha detto posso gentilmente passarti Giovanna così ti dà il numero del forno? Può darmi lei il numero del forno? Il numero del forno di... Sì, di Michele, perché lui mi ha dato questo numero, lo devo chiamare con urgenza. Sì, perché vuole fare una sorpresa a Bocena, perché la vorrebbe sposare, mi ha chiesto delle carte. Sì, davvero? Sì, ma non glielo dica, signora, no, signora... No, non si preoccupi. Deve essere una sorpresa, non gli dica niente, attimo, non le dica niente. Un signora... attimo, prendo l'agenda. Okay, un attimo, Va bene. Tira fuori il cassetto. Allora, sì. Il numero qui della... Del fornaio? Non l'ho trovato, però le posso dare il telefonino? Sì, sì, è uguale. Va bene? Va bene, l'importante è che io riesca a parlare con lui. Prego. Sì, sì. Ma mi ha detto perché cosa, mi scusi? Perché lui mi ha chiesto di fargli delle carte per sposarlo. Come? Lui, però non lo dica a Bocena, no. Lui vorrebbe sposare Bocena. Sì. E io sono un addetto. Sono tanto felice. Lo so, anche noi. Stiamo preparando delle carte. Sì. Capisce? Io per fare queste carte devo chiedere dei numeri di identità. Lui mi ha dato sia il numero del fornaio. Comunque adesso io attraverso il cellulare lo chiamo e mi faccio dare... Ma ce l'ha già il numero del fornaio. No, io non ce l'ho, signora, ce l'avevo. Ah, perché io qui ce l'avevo da qualche parte, ma qua stanno a fare una confusione. Vabbè, mi dia il cellulare, prego. Sì. Allora, 0338. Sì. 97. Sì. 67. 67. Ok, grazie. Va bene, la ciao. Mi raccomando. Non ho capito niente. Io non ci ho capito niente. Allora...
Cioè, praticamente ha chiamato per il cane e tutti abbiamo pensato che fosse un tranello per noi, uno scherzo, vero o falso? Tutti. Questa parla veramente così, C'è Milka qui, c'è Giovanna col fornaio, questa parla così e con la testa sta così. Pensavo fosse una telefonata finta, giuro, ho detto mi stanno prendendo in giro, invece esiste. Io metterei prima in contatto Michele con una telefonata erotica e vediamo come si comporta, se lui è fedele. Se si comporta bene e dice no, io sono fidanzato, allora noi facciamo una cosa, una chiusa bella. Se lui gli mette le corna al telefono con la ragazza dell'166 che gli passiamo, cambiamo rotta. Gli diamo quello che gli spetta. Gli va? Sì. Tanto anche se dicevate no, io facevo così. Va bene? Attenzione! Allora, prendiamo i numeri erotici, che tanto... Avete mai fatto telefonate erotiche? No! Ah, c'è Schicchi. Vieni qua, fai qualche numero tuo. Tanto lì... Allora, 1, 6, 6, 1, 4, 3, basta, non diciamo altro. Shh, silenzio, che se mi sentono ridere è fine. Shh. No. Ah, no, stai qua, se ho bisogno di te. Ciao, benvenuto su questa fantastica linea. Wow. Tra un solo attimo parlerai con una delle nostre stupende ragazze. Con 18.000 lire ti dirà. Pronto? Ciao. Ti passo un'amica? Grazie. Cazzo. Pronto? Aspetta, mi tolgo le scarpe. Pronto? Chi è? Tu chi sei? Ma chi è, scusi? Io sono Roberto. Sono delle strane questa sera, ma chi è? Pronto? Pronto? Con chi parlo? Roberta, tu chi sei? Io sono Giovanni, ma chi è? Pronto? Scusa, tu mi hai telefonato e non sai chi sono. Pronto? Pronto? Quando ti ho chiamato io, scusa? Adesso? Ma non credo proprio, guarda. Ma come non credi proprio? Ti stai sbagliando, guarda. Ma scusa, se ci stiamo parlando evidentemente mi hai chiamato. Ah no, io non so niente, forse tu a me? No, non credo, guarda, questo è un telefono che posso solo ricevere, sei su una linea erotica. Davvero? Sì, non ci credi. No, non è un problema. Non è un problema? No, se paghi tu. Certo che pago io, tu non ti preoccupare. Ok. Ti va di parlare con me? No, ho da fare. Hai da fare? Ok. Ok. Ciao. 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 E vissero... Aspetta. Allora... Aspetta, giustamente Alessandro dice, prego Alessandro, si chiamava Michele, perché ha detto il falso? Perché ha capito che era uno scherzo. Perché? Ha capito che era uno scherzo e ha detto Giovanni. No, forse secondo me ha detto, è che la cosa bisogna scoprirla, Attenzione, riusciranno i nostri eroi a scoprire l'assassino? Stiamo facendo un altro programma stasera, abbiamo preso una strada... Ma io dico, quelli che ci stanno seguendo si divertono, quelli si sono collegati ora, non capiranno niente. Allora, facciamo un riepilogo delle puntate precedenti. Allora, praticamente ha chiamato Bocena sulla nostra linea, cercava un dog sitter, giusto? Giusto. Ho risposto io, volevo fare uno scherzo a Bocena, però è successo che secondo me, secondo il pubblico che sta seguendo la cosa, sembrava falsa, d'accordo? A quel punto abbiamo richiamato Bocena, ci ha fatto conoscere Giovanna e per avere il numero del fidanzato di Bocena, Michele, abbiamo detto una bugia. Che a Giovanna è piaciuta molto. Esatto, abbiamo detto a Bocena che Michele era intenzionato a sposarla. Esatto, e quindi Giovanna ha collaborato nel darci il numero di Michele. Adesso noi dobbiamo chiamare Michele per capire se Michele è Michele. Proviamo. Secondo me c'è qualcosa che non quadra, siete d'accordo? Se dico che sì, dicono sì, se no dicono no, un bel pubblico. Shh. Audio, per favore. Team, informazione gratuita. È spento. Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiunto. E io richiamo Bocena. Shh.
Signora? Sì? Chi è, Giovanna? Sì? Giovanna, ma Michele non si chiama Michele? Sì, si chiama Michele. Non ma si... cosa ha fatto lei? Pronto? Giovanna? Sì? Non recidi benissimo, Perché? Hai sbagliato una cosa. Secondo te dove hai sbagliato? Non lo so. Lo so. Invece te lo dico io dove hai sbagliato. Dimmi. Chi è Michele? Sì? Certo. Bocena, vai più là a parlare, scusami. Che c'è il cane Milka. Capisco. Un attimo. Dagli. Smettila. Mi scusi? Pronto? 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 Sì, sono pronto. Scusi. Sì, è vero. Abbiamo risposto, scusi, all'inserzione? Sì, ha risposto all'inserzione, poi ho risposto io, Adesso che cos'è questo fatto? È uno scherzo, non è uno scherzo? È uno scherzo, certo. Mi dica. Ragazzi, scusate, Sì. Lei chiama, lei innanzitutto non risponde, nel senso, lei chiama per l'inserzione. Io la richiamo chiedendo il numero di Michele, Sì. Lei mi dà il numero di Michele. Sì. Perché mi ha dato il numero di Michele se lei era coscientissima che io ero quello dell'inserzione? Che vuol dire? Ce lo deve dire lei. Non ho capito. Perché lei mi ha dato il numero di Michele? Perché lei ha la stessa voce. Di chi? Di chi? Di Michele? No, di quello di dell'inserzione. Appunto. Eh? Ma io no, Giovanna non ci ha mai parlato. Con chi? Con chi? Con chi non ho parlato? Con quello dell'inserzione ha parlato Bocena. Aspetta. Dove sì. Sta il problema? Cioè io non riesco a capire. Mi passa un attimo Bocena? Sì. Pronto? Ragazzi, io sto diventando maccio. Ma questo tu parli e tanta gente. Sì, è la stessa Bocena e Giovanna, sì, lo so. Aspetti. Come mai? Mi fa sentire Bocena e Giovanna insieme, dato che lei è così brava? Come? Mi fa sentire che lei parla insieme a Giovanna e a Bocena? Sì. Dai. Pronto? No, contemporaneamente, in italiano significa dovete parlare insieme. Uno, due sì. E tre. Pronto? Sono due. Guarda il signore, ragazzi, guardate il signore, è una. Beh, che sei rossa, sei ubriaco, più o meno. Sono due voci, come fa a essere una? Siamo due, non una. Sono due amiche. Scusi, solo per un signore che so dure che mi fa, è una. Giovanna, fate sentire la voce insieme. Amica mia, io sono Bocena e Giovanna parla insieme a me perché tu non credi. Noi due siamo due occhi e lei due occhi. Io naso, lei naso. Io bocca, lei bocca, ma due diverse. Va bene, senta. Anzi, sentite, Bocena e Giovanna, Giovanna e Bocena, e due occhi e due nasi. Ascoltate. Questo ridere, che cos'è? Vi possiamo invitare? Vi possiamo invitare? Sì. Da dove? Sole? Dove state voi? Dove abitate? A Roma. Sì, lo so. Piazza Bologna. Piazza Bologna. Sì. Potete uscire ora? Noi possiamo uscire ora. Sì. Ma dai, dove andiamo a questi fondo in pigiama? Se volete venire, vi invitiamo qua in studio. Sì. Perché qui noi stiamo facendo una trasmissione televisiva. Ma dai! Ma non mi dica! Facciamola venire! No! Almeno ci facciamo spiegare Bocena! Cosa? Ma ci stanno sentendo tanta gente! Signora? Sì? Allora le mando l'autista, la viene a prendere e lei viene qui in studio in Rai, va bene? Va bene! Però il cane ci deve portare, Anche il cane, certo! Va bene, l'aspettiamo, ciao! Allora, bene, allora abbiamo vissuto per non so quanto tempo un giallo enorme, sembrava uno scherzo, poi non lo era, poi era vero, insomma abbiamo scoperto una cosa divertente, la storia di Bocena, Giovanna e il suo cane, e signori, grazie alla Rai, all'autista, pronto, signore e signori, eccole qua, Bocena e Giovanna! Eccoli
cane. Vieni qua, vieni qua. Sei qua, tranquillo. Grazie. Quanto tempo è che non vedeva Santillo? Dopo 40 anni, scherzi a parte. Tu chi sei, Bocena? No, ho sbagliato. Bocena. Bocena, Bocena. È vero, sei tu? Sì, sono io. Ma io pensavo, pensavamo tutti, Giovanna? Sì. Giovanna, il cane, eccolo. Ah no, il cane è lui. Allora vai. Tu ora vai. Abbaia ora. Ah, ma parla proprio così. Io, Teo, questo teatro, questa gente, dentro gallina, capito? Tutto divertente. Così non scappa. Ecco, sei contenta? Ecco, così Flaviuccia c'ha il cane. Oh. Tu avevi bisogno di un dog sitter? Lei? Sì, perché lei non viene con me mai. Mi fai ammazzare, sembri finta come parli. Ah, è vero. Ti giuro. No, no, fallo uscire, vieni tesoro, vieni. Lascialo, lascialo, Flavia. Ecco. Io chiamo, lei non viene. Così non possono dire alla stata missione non c'è un cane, c'è, ecco. Allora, come è nata questa cosa? Io ho chiamato. Il cane, se io chiamo, lui non viene. Tu chiamato cane. Mica, vieni qui. No, guarda. Allora, tu hai chiamato, cercavi un dog sitter. Sì. Dopodiché che è successo? Ho chiamato lì. Ma Michele, chi è? È il fidanzato. È il fidanzato? Sì. E perché mi avete dato il suo numero di telefonino? Lei dato un numero? Perché? Sì, perché tu me l'hai chiesto. Ho capito, ma qualsiasi cosa uno ti chiede tu glielo dai? No, infatti ti ho detto. Ah, tu sei cascata nel tranello, no, pensavi che era veramente un amico? No. Scusate, sto cane, seguiamo sta storia. Ho pensato a uno scherzo, perché la voce era la stessa. Dell'inserzionista, Sì. Ecco, e noi pensavamo che voi... No. Eh? Noi pensavamo e tu pensavi, insomma. Tutti pensavano? E invece era una storia vera, successa... Sì, ora. E certo, lei è polacca? Sì. Polacca? Italiana. Italiana, di? Catanzaro. Di Catanzaro. Adesso dobbiamo chiamare Michele. Si chiama Michele? Sì. Chiamare Michele e dirgli ciao Michele e gli facciamo una cosa carina a Michele. Va bene. Va bene. Tu segui la televisione? Sì. Curiosità, chi è lui? Santillo. Oh! Allora, chiamiamo Michele, forza, com'è il numero? Fallo tu, digita il numero senza dirlo ad alta voce. Milka. Sì, sì. Questo è? Sì. Michele, ci parlo io, poi te lo passo. Facciamo un scherzo. Ma si chiama Michele? Pronto? Bello, Michele. Chi è? Ciao, bello. Senti... Dai, non fa sempre così, chi è, chi non è, madonna mia, fai sempre finta che non mi riconosci, madonna santa. Michele, stai ancora a lavorare? Dimmi. Ma quando, ma dove vieni giovedì? Mi hai detto giovedì alle 2, sto lì, aspetta te. Pronto? Michele? Sì? Non dovevi venire giovedì? Io giovedì? Con tua sorella. Come con mia sorella? Michele? Sì. Adeo, stavo con tua sorella, non ti ricordo. Adeo. Adeo. Scusate, come fa a sapere che io sono Teo? Spiegatecelo, per vi prego. Guarda, sei uno scherzo, bravo. Lui? Ti conosce. Ho capito. Sono due lì. Cioè, sono due lì. Ma come fa a sapere che io sono Teo? Non so. Immagina se lei a un certo punto parla normale e mi dice sto facendo uno scherzo, un fenomeno. Mi fai vedere sul documento se sei Bocena, vero? Non ho documento. È tutto finto questo? Non sei Bocena. Ancora finito. Mo ti do una craniata, ti tolgo l'apparecchio. Non sei Bocena? Dai, dillo, dai, ormai l'hanno detto, smettila con questa cretinata, quanto dura, è vecchia.
si è scoperto che lei sta fingendo, perché una straniera non può parlare in questa maniera, non è possibile. Uno, due, non mi può dire Teo. Allora, c'è eccolo, una... eccolo, eccolo, eccolo. No, scusate. Shh. No, chi è che ha organizzato tutto? Tu. Io. E come fai? Fai sentire la voce? Ma c'è veramente una vocina che parla così? Sì, lo so, lo so, lo so. Però perché... Aspetta. Aspetta. No, lo sai che sto pensando? Che tutti hanno detto, è tutto vero. Ora io mi chiedo, perché avete fatto questo? Per venire in televisione? Per farci uno scherzo a noi? Qual era lo scopo? No, niente, divertirci e così. Basta. Sì. E allora colpo di scena in questa puntata. Noi, oh, in questa puntata noi siamo le vittime. Ma la cosa bella, sapete qual è? Che la gente a casa sta diventammata. No, perché noi abbiamo sempre pensato, non è vero, è fin. Ma lei ha avuto il coraggio di venire in televisione e fare io bocena, io cane. Posso dire una cosa? Posso dire, tanto ci metti il bip. Ma vaffanculo. Scusa, no, dopo ci metti il bip. Bravo, bravo. Noi ti seguiamo sempre. Vieni, ti faccio sedere vicino a questo ragazzo che sono molto elegante. Prego, grazie, fai un altro applauso, forza, io non lo chiedo mai l'applauso. L'anima è la vostra.